Allora, da tutti chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti. Vi ricordo innanzitutto il mio indirizzo, che è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Casella Postale 56 Marostica, Vicenza. Francesco. Sì, beh, ricordiamo l'appuntamento di questa sera. Questa sera. Vai. 19° dibattito di magia, stregoneria e paganesimo. Via occidentale, la conoscenza proprio del paganesimo politeista. 19° vuol dire che è penultimo. Penultima occasione era, no, a parte scherzi, siamo entrati, abbiamo attraversato il mondo dell'essere natura, abbiamo attraversato il mondo sociale, la vita sociale, e ci siamo appropriati degli strumenti. Adesso siamo entrati nei mondi della percezione, ne abbiamo fatti due, questo è l'intento e il prossimo è l'arte del sognare. Sull'intento, io l'avevo già preparato 2 mesi fa, il dibattito sull'intento, no? Però ho sempre da aggiungere materiale rispetto alle fotocopie che ho preparato per Francesco e gli altri, quelli che gli do di solito a fotocopie, ne ho aggiunto un'altra 20 di schede, per cui è bene che faccia immediatamente il dibattito, altrimenti c'è un libro che non finisce più. L'appuntamento è questa sera, non sottovalutate l'intento, perché ci porta sia nei mondi del tempo e sia è l'oggetto in se stesso che ci trasforma in dei. Per cui è l'aspetto più importante, uno degli aspetti più importanti, diciamo così, quello che è la costruzione dell'individuo come pagano politeista. Bene. Sì, beh, Claudio, io vorrei prima di tutto ricominciare per fare un ringraziamento al giornale di Vicenza. Posso? Vai tranquillo, tutto quello. E ora parlo anche appunto del solstizio. Visto che Claudio, per fortuna o sfortuna, il 21 che è il solstizio d'estate. Le cose sono ciò che sono. E non poteva appunto fare il dibattito programmato che abbiamo svolto appunto questa sera. All'ultimo momento, perché non era né preparato né organizzato, in 4-4-8 ci siamo organizzati e abbiamo organizzato nella zona appunto del Summano, sul Monte Summano, il rituale del solstizio d'estate. Il rituale era già il secondo anno che lo facevamo, è riuscito perfettamente, un falò gigantesco, c'erano più persone dello scorso anno, è stato più intenso, meglio organizzato, più partecipato, più bello. Si cerca sempre di far meglio delle cose, e anche le persone che hanno partecipato hanno potuto vedere veramente la potenza del fuoco del Summano e la potenza del solstizio. Siamo stati fortunati perché c'era una notte anche di quasi luna piena che ha illuminato benissimo la zona tranquillissima, c'era solo il falò e la nostra luna. Abbiamo fatto vari rituali intorno al fuoco, è durato moltissimo, il fuoco è stato veramente intenso, e una cosa più importante, oltre per i partecipanti, è anche servito per quanto riguarda poi l'informazione all'esterno. Il rituale del solstizio era finalizzato appunto per le persone, cioè non era un rituale pubblico, era proprio dedicato alle passioni, all'anima, alla volontà e ai desideri delle persone, e le persone che hanno partecipato l'hanno fatto per se stesse. Difatti appunto abbiamo solo comunicato che c'era il solstizio sul Summano, ma non abbiamo comunicato il luogo. Allora, il solstizio per noi, per i partecipanti, è andato benissimo, è stato veramente efficace, veramente bello. Ci siamo dati un programma che vedremo di rispettare, nel senso di celebrare sia il solstizio sia l'equinozio. Il prossimo appuntamento che ci diamo, a parte la marcia pagana di agosto sull'altopiano di Asiago, faremo a settembre il festeggiamento dell'equinozio di autunno. L'intenzione dei partecipanti è appunto di mantenere le scadenze del solstizio d'estate 21 di giugno, solstizio d'inverno 21 dicembre, equinozio di primavera 21 marzo e equinozio d'autunno del 21 di settembre. Perciò appunto a cominciare appunto da adesso, praticamente queste sono delle scadenze fisse che verranno fatte, verranno mantenute, verranno rispettate e i rituali verranno eseguiti. Detto questo, diciamo, e spiegato questo, la cosa più importante è che chi ha organizzato il solstizio ha fatto un comunicato stampa che è girato su internet. Con nostro grande piacere, e dobbiamo anche essere grati al giornale di Vicenza, lunedì, tenete conto che il rituale è finito praticamente all'alba del sabato, già lunedì il giornale di Vicenza nella cronaca della provincia riportava un piccolo articolo, 2 colonne, con la Federazione Pagana ha celebrato ancora il solstizio d'estate, riti magici sul Summano. Beh, diciamo che non era solo la Federazione Pagana a festeggiare il solstizio, c'era anche l'Istituto e c'era anche gli amici che andavano a costituire la stazione Sacre Radici. Perciò appunto è stato abbastanza partecipato dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista anche delle persone. Il rituale appunto si è svolto, ha avuto la sua efficacia, e anche la stampa, e questo abbiamo fatto il giornale di Vicenza, con molta precisione, con molta chiarezza, ha riportato sia le intenti delle persone, sia le finalità, sia gli scopi, e non ha commentato.
L'unica cosa che ci ha detto alla fine, perché uno degli inviti, visto che il solstizio era sul somano, è quello che da molti anni i pagani vicentini dibattono, insistono, perché quell'orribile croce a cui ultimamente, un paio d'anni fa, il vescovo Nonis ha aggiunto un Cristo vigile urbano del cielo, venga tolta e venga traslata. Noi non parliamo di demolizione, di distruzione, noi parliamo che, siccome rappresenta un cadavere, venga traslata su un altro luogo. D'altronde per i cristiani i luoghi non sono sacri, sono sacri soltanto quelli che loro chiamano reliquie, che poi insomma serve a discutere. Noi diciamo, vabbè, ve lo portate da un'altra parte, ve lo tenete, ve lo rispedate, fate quello che volete, però un monte che è sacro per sua natura. E questo l'abbiamo anche ribadito in una conferenza a Vicenza di presentazione del libro, di un libro sul sumano, che per noi pagani non è soltanto l'uomo che fa sacro un luogo, ma un luogo contiene una sua sacralità, contiene una sua divinità, contiene dei fattori specifici che lo vanno a qualificare. E non serve che venga consacrato dall'uomo, perché tutte le cose che esistono in natura hanno una loro potenza, hanno una loro volontà, hanno una loro possibilità e di conseguenza rappresentano se stesse, rappresentano la loro volontà, la capacità degli uomini è di sentire meglio in alcuni luoghi e di creare un migliore affiatamento, una migliore simbiosi, una maggiore comunanza. E allora noi diciamo, in fondo, una croce è un simbolo di morte, è un simbolo terrificante, è un simbolo bruttissimo, prendete la croce del sumano e portatela via. Il giornale di Vicenza dice, fa obiettivo che peraltro non si prospetta facile. Di questo che non fosse facile noi ne eravamo pienamente coscienti, e certamente il giornale di Vicenza dice non è un obiettivo facile. Basta pensare che quando cominciamo per la prima volta ad accennare di spostare la croce, qualcuno diceva che era impossibile. Insomma, da passare dall'impossibile a non facile è già un miglioramento, il che vuol dire che i pagani nei vicentini e i politeisti hanno insistito parecchio, hanno lavorato moltissimo anche a livello, chiamiamolo, di opinione pubblica, perché voglio ricordare che le prime iniziative pubbliche con domande pubbliche agli enti locali risposta alla croce sono fatte già ancora nel 1986-87, però nell'ambito del paganesimo vicentino è come minimo, vado a mia memoria, è già dal 77-78 che si accennava al programma del Monte Sommano. Basta pensare che comunque il Sommano è un monte significativo dal punto di vista della religione, perché pensate che cristiani fanno passare la cristianizzazione del Veneto, del Nord-Est, tramite la distruzione del Tempio in cima al monte. Noi sappiamo che poi il Tempio non è stato distrutto, che anche il santo che hanno inventato è inventato e non ha distrutto il Tempio, però logicamente i cristiani hanno sempre distrutto le persone, hanno distrutto la comunità, hanno distrutto le persone che erano attorno, hanno distrutto chi era capace di conservare questo. Benissimo, noi sono già 25 anni che come minimo esiste un dibattito. All'inizio si chiamano clandestino, semiufficiale, marginale, underground, dopo molti anni si è manifestato esternamente e adesso stiamo andando avanti. Il fatto stesso che dall'impossibile, come dicevo prima, si passi, obiettivo che peraltro non si prospetta facile, significa che l'obiettivo è in vista, è un obiettivo difficoltoso. Io spero che fra pochi anni potremo dire finalmente il Sommano è stato privato della sua croce, è stato riconsacrato alle divinità del monte, le ninfe, i satiri che di là vivono potranno vivere, giocare liberamente e i pagani potranno recarsi in questo sacro monte ed esercitare anche lì la loro volontà di entrare in contatto con la divinità del mondo. Perciò il solstizio è servito anche perché logicamente è un quotidiano importante come il giornale di Vicenza riporta correttamente l'informazione e soprattutto dice chiaramente che l'obiettivo è un obiettivo concreto, cioè noi non diciamo la distruzione, noi diciamo di spostarla. Che è stranissimo anche questo, cioè penso che sia una delle primissime volte che i quotidiani si comportano in maniera diciamo così corretta rispetto a un'informazione, finora non era mai successo, insomma, neanche a giornali che reputavamo forse per le nostre idee un po' più seri di noi, il giornale di Vicenza, insomma. Per cui ci si nota come ci sia un cambiamento in realtà della stampa nei confronti di quello che è la religiosità alternativa. Poi non sappiamo se la prossima volta magari arriveranno direttive, però sono un po' difficili con i tempi che girino. Sì, ma d'altronde appunto poi anche dal punto di vista significativo c'è il discorso che non parlano perché loro fanno un ricollegamento anche con i culti solari di Stone Age e non si parla di folklore, si parla di riti, cioè di fatti il giornale parla anche di culti politeisti. Parla di religiosità, sì. E questo è estremamente positiva la faccenda. Sì. Sì, è altamente positiva proprio anche perché dimostra chiaramente quanto siamo riusciti a incidere nel Vicentino. Specialmente fatto da Vicenza, dove ricordiamo che Vicenza ha avuto la palma della
del controllo di quello che sono i movimenti religiosi alternativi fatti da alcuni personaggi, insomma. Sì. Per cui, ma d'altronde basta anche ricordare che diciamo anche gli storici di locali hanno sempre affermato che fu molto difficile cristianizzare il Veneto e il Vicentino in particolare. Basta per dare un esempio storico che il primo vescovo di Vicenza che si ha notizia è del 590 d.C., che vuol dire che per 600 anni cioè, i cristiani presero in mano l'impero già dopo del 300 d.C. Esatto. Si impiegarono 300 anni a stabilire un vescovo a Vicenza. Infatti io parlavo una volta con uno storico dell'Università di Padova e lui diceva sì, forse perché Vicenza dipendeva da Padova. Io gli dissi in privato, ma non è che forse la resistenza pagana era così forte che impediva ai cristiani di distruggere la città. Sempre, e lui sorridendo a lui. Sempre, c'è sempre l'episodio di Vigilio. Sì. L'episodio di Vigilio è un episodio sintomatico della resistenza pagana. Se volete ve lo ricordo, sì, anche Vigilio in Val Rendena andò per distruggere una statua di Saturno e i contadini lo hanno preso a sassate, se mica lo hanno torturato e bruciato sul rogo. Lui è arrivato col suo esercito per distruggere la statua di Vigilio e i contadini l'hanno preso a sassate, credo l'abbiano anche ammazzato, lo hanno fatto santo, ma lui andava per distruggere, è l'unica cosa che sanno fare i cristiani, ed è stato un episodio fondamentale della resistenza, diciamo così, pagana. È uno degli episodi che si ricordano anche oltretutto, perché ce ne sono migliaia, sicuramente sono decine di migliaia, sono cancellati dalla storia. Siccome questo hanno voluto farlo santo, il martire che va a distruggere i templi, che va a distruggere, ricordo che la distruzione dei templi fu l'arte della distruzione dei cristiani, e lo hanno voluto incensare, per cui si ricorda questo episodio. Vi ricordo che non lo hanno torturato e non lo hanno bruciato al rogo, per la sassate. Beh, d'altronde sai, distruggere qualcosa che rappresenta la comunità è sempre un'offesa alla comunità, soprattutto è una forma di aggregazione, cioè al di là del valore artistico fondamentale, al di là di quello che può rappresentare dal punto di vista religioso, sono il simbolo di una comunità. Cioè io vedo ad esempio se qualcuno andasse ad attaccare delle strutture che si identificano, cioè, come, certo, cioè che identificano la comunità come minimo reagirebbe al di là della valenza religiosa della cosa. Ma abbiamo per esempio un altro episodio che è abbastanza similare, della distruzione della statua di Asclepio in Sicilia, una statua gigantesca. E quando è stato distrutto, fu distrutto l'intero morale dei siciliani e da allora cominciarono le invasioni. Finché c'era la statua, invasioni non ce n'erano. Non era una questione soltanto della statua, soltanto del Dio che protegge o la presenza divina. Era proprio l'identificazione degli esseri umani, della struttura emozionale degli esseri umani con questa struttura, cioè gli dèi che venivano manifestati dagli uomini. Quando il simbolo è stato distrutto, è andato distrutto anche la struttura morale e emozionale degli uomini. E da allora ha cominciato l'invasione a Sicilia, cioè non c'era più il momento aggregante, il momento coagulante dell'intero tessuto sociale siciliano. E da allora non è più stato ricomposto, cioè anche oggi non esiste ancora la ricomposizione della struttura emozionale della Sicilia, finché non verrà ricostruita la statua di Esculapio. E questo è un dato di fatto. Sì, no, ma basta pensare che appunto noi dicevamo che noi diamo molta importanza alla sensibilità, di come cambia la sensibilità. Sul discorso appunto, e questo è un articolo che è uscito sul Corriere della Sera che non ho ancora fatto tempo a inviare su internet e vedremo di recuperarlo quanto prima, è uscito appunto parlando della notte di San Giovanni, è uscito appunto l'articolo in data 26 giugno, mercoledì, e parla appunto di una festa in onore di Afrodite, tornano i riti pagani. Questa è una festa folcloristica, che chiamiamo folcloristica, processione con tamburi e fiati, simboli fallici e bottiglie riccamente decorate, grande protagonista le donne. Benissimo, gli abitanti del paese, e dice il giornalista, tengono a sottolineare che questa del Muzzuni è la festa pagana più antica d'Italia, e continuerà sempre e sempre continuerà, cioè nel senso che una popolazione, una comunità, dicono che questa festa fu portata dai greci dopo la guerra di Troia, è sopravvissuta fino adesso, viene portata avanti ancora e viene vissuta da tutto quanto il paese,
e questi non hanno più il problema di definire una festa pagana. Infatti. Cioè, nel senso che neanche il giornalista dice che è folcloristica, dice proprio che parla di festa, cioè parla, sì, proprio di rituale, parla di riti pagani. Sì. E i, tra l'altro, gli abitanti di questo piccolo paese della Sicilia, che è San, vicino a Sant'Agata di Militello, si chiama appunto Alcara Lifusi, dicono chiaramente, loro dicono, fra virgolette, è una festa pagana e sono fieri di reputare la loro festa la più antica d'Italia, ma soprattutto non dicono noi siamo i primi e sugli altri, questa festa continuerà sempre, certo, perché rappresenta noi stessi. Esatto. No, ma in effetti sta cambiando letteralmente il senso da dare al termine paganesimo, cioè sta riprendendo il significato che noi vogliamo dare al termine paganesimo, cioè è come se fossimo riusciti a mettere in moto tutte quelle forze per cui il termine paganesimo, da insulto che facevano i cristiani rispetto agli altri, in realtà diventa un modo orgoglioso di essere, di vedere la vita, di affrontare la vita. Per cui c'è un cambiamento non indifferente della struttura del termine pagano e anche del modo di essere pagano, perché si scopre che il modo di essere pagano è, sì, un modo di essere alternativo all'orrore cristiano, cioè è in effetti un modo di essere positivo, ma anche per il sistema sociale, anche per le nostre leggi, anche per la nostra Costituzione. Cioè in realtà è un arricchimento dell'intero tessuto sociale, di quell'arricchimento che è di pensiero, che è di idee, che è di modo di vivere proficuo, perché va a costruire il futuro, va a costruire l'uomo che costruisce se stesso, ma l'uomo che costruisce se stesso, la sua costruzione la riversa anche nel tessuto sociale, per cui il tessuto sociale si arricchisce, diventa un tessuto sociale dinamico e cessa di essere invece quell'orrore di appropriazione, di arraffamento, di distruzione che è proprio del cristianesimo. Per cui tutto quello che era la contraddizione, l'uomo con la sua tensione tenta di costruire, l'educazione cristiana costruisce gli uomini che vanno a distruggere ciò che gli uomini costruiscono. E con questa dinamica si è svolta la storia. Bene, questa dinamica noi come pagani politeisti la spezziamo e abbiamo l'uomo costruttore come l'uomo impositivo rispetto all'uomo distruttore che è il cristiano. Per cui i nostri bisogni, le nostre tensioni diventano l'anima della nostra costruzione, l'essenza stessa di noi stessi, e non abbiamo delle tensioni e dei bisogni da reprimere come fanno i cristiani per distruggere poi quei bisogni e quelle tensioni negli altri. Per cui questa è la positività tutto sommato del paganesimo che sta avanzando. Sì, ma infatti parlando appunto anche di questo fatto di appunto della Sicilia in cui si raffigurano sempre donne vivere in condizioni veramente poco simpatiche, e lo stesso giornalista dice grandi protagoniste le donne, e addirittura nel suo pezzo dice, citando una frase, dice: è 4 giorni che lavoro, dice una sacerdotessa mentre si affretta verso casa a esporre il suo muzzuni preparato segretamente, cioè nel senso che anche il termine sacerdotessa lui mette fra virgolette, però non lo utilizza in maniera dispregiativa o non lo prende in giro, cioè riconosce una valenza del potere sacerdotale, ma il potere sacerdotale, chiamiamolo così, deriva sempre dal potere del sacro che è dentro di noi, che noi siamo sacri. Di conseguenza questa non è una sacerdotessa perché qualcuno l'ha consacrata, perché qualcuno l'ha elevata, qualcuno l'ha battezzata, qualcuno l'ha cresimata, è sacerdotessa perché si è accorta che con le sue mani può costruire un idolo, ma è la sua costruzione, la sua capacità, lo può fare, lo può esporre, lo può farlo anche segretamente, il che implica anche una sua autonomia, una sua capacità di elaborazione, e non ha bisogno che qualcuno li confermi, a lei gli basta riconnettersi con questa festa, e tutti quanti i pagani diventano sacerdoti pagani se sono capaci di riconnettersi col divino che è nel mondo, se sanno riconoscere la sacralità della vita, se sanno riconoscere la sacralità del mondo. E a questo punto è quello il meccanismo di differenza, che non è un qualcosa che ti viene appioppiato, messo sopra o spalmato sopra, qualcosa che ti riconosce, qualcosa che nasce dalla tua natura. E questo, diciamo che con il corso del solstizio molte cose stanno cambiando anche a livello appunto italiano, insomma, e questo è un fattore altamente positivo, perché implica che un'intera cultura, un intero popolo si sta modificando e scrostando, perché ricordiamo sempre che il monoteismo è sempre un'imposizione, la nostra difficoltà è sempre quella di vincere questo involucro che tiene imbottigliato le nostre energie, perché non è che le energie ce le danno gli altri, le energie ci appartengono, sono nostre, sono all'interno della nostra anima, sono all'interno del nostro mondo. Non abbiamo bisogno di andare a cercare, dobbiamo solo riscoprirle, dobbiamo imparare a utilizzarle, e solo così potremo liberarci dal monoteismo. Sì. Beh, c'è Claudio che casca un po' dal sonno. Allora, d'altronde, questo è. Facciamo un paio di mini orfici. D'accordo. Dai.
due inni orfici un po' particolari. Uno è Profumo del mare, il secondo, e il primo che vi faccio invece è Profumo delle nuvole. Ricordo sempre che gli inni orfici sono inni pagani tardi, appartengono a una via della stregoneria che è già misterica, e sia gli inni orfici sia gli oracoli caldaici, più o meno gli inni orfici sembra che addirittura siano attorno al IV secolo vengono elaborati, però non è ben chiaro perché già ne parla Proclo, per cui probabilmente erano più antichi. In ogni caso vanno a riprendere tutto quello che è il paganesimo antico della Grecia e vanno a riscriverlo in termini misterici, e qui termini misterici dove c'è l'avvento del cristianesimo nel frattempo, c'è l'orrore del Dio unico, c'è l'orrore della sottomissione, e l'orrore della sottomissione i neoplatonici stanno tentando di costruire una struttura pagana, cioè una struttura di pensiero religioso della Grecia antica, strutturandola in modo tale da affrontare il cristianesimo. Questo tentativo avrà con Giuliano l'Apostata il suo culmine. Morto Giuliano l'Apostata, verranno presi i neoplatonici, verranno torturati, massacrati, fatti a pezzi, come è noto fa il cristianesimo normalmente. E dopodiché le idee dei neoplatonici verranno rubate dall'orrore cristiano, verranno sottratte e verranno fatte proprie da alcuni pseudo personaggi, i quali sanno perfettamente che il loro dio è un assassino, un criminale, un delinquente, un verme, e hanno bisogno di prendere le immagini dei neoplatonici da un lato e degli ultimi stoici tipo Seneca e gli altri dall'altro, in modo da condire con questa parvenza di buonismo la loro idea del dio terribile della Bibbia. E nell'elaborazione i neoplatonici, vi ricordo che i neoplatonici, l'elaborazione fondamentale appartiene a Dioniso, cioè l'elemento fondante degli inni orfici è proprio Dioniso che è colui che nasce tre volte, e sono le tre fasi della vita dell'uomo attraverso il quale l'uomo costruisce il suo corpo luminoso. Bene, uno delle divinità, c'è due divinità da onorare, è appunto Profumo delle nuvole e Profumo del mare. Allora, l'inno orfico, Profumo delle nuvole. Nubi aeree, nutrici dei frutti, erranti nel cielo, di piogge generatrici, spinte dai venti per il cosmo, tonanti, fiammeggianti e ruggenti, dagli umidi sentieri, che nel grembo dell'aria avete fragore raccapricciante, dai venti ruotate rapidamente in senso contrario, rimbombante. Ora vi prego, vestite di rugiada, ben esposte alle brezze, di mandare sopra la madre terra piogge nutrici di frutti. Lo abbiamo già fatto questo discorso quando si è parlato a proposito del generare. Io ho una coscienza, ho un pensiero col quale riconosco me stesso. Nello stesso tempo, che io voglia o non voglia considerarlo, ogni cellula del mio corpo e ogni parte finita del mio corpo riconosce se stessa come diversa da quanto la circonda. La strategia d'esistenza di ogni singola entità del mio corpo obbediscono alle leggi universali della dilatazione, della manifestazione della volontà soggettiva, finalizzata a dilatare se stessi nel mondo circostante. Le limitazioni della dilatazione sono relative sia alle determinazioni del soggetto, cioè di ciò che qualifica il soggetto come divenuto, sia dall'intervento dell'oggettività che, ponendo le sue condizioni, ne limita lo sviluppo. Così il mio cuore non si può sviluppare all'infinito, perché le determinazioni proprie del suo divenuto e le limitazioni del mio torace e di quanto contiene gli pone delle limitazioni. Ma il mio cuore, pur partecipando alla consapevolezza che io normalmente indico per definire me stesso, ha delle sue strategie di esistenza con le quali si adatta e si trasforma, persistendo nella forma e nella funzione che è determinata dalle sue determinazioni, cioè da ciò che caratterizza se stesso. Ciò nonostante, sono costretto sia a riconoscere il ruolo che ha il mio cuore nella costruzione di me stesso, ma anche di una sua autonomia operativa come quella dell'autonomia operativa di ogni cellula del mio corpo. Perché affermo questo in merito alle nuvole? Perché ogni manifestazione atmosferica è una manifestazione di Zeus, ma nello stesso tempo ha una sua
capacità soggettiva di rappresentarsi in oggettività in cui viene in essere. Il fulmine è qualità espressiva di Zeus, ma è anche un essere fulmine che si esprime in quell'istante e in quell'occasione. Siamo abituati ad afferrare l'immenso, ma non siamo abituati ad afferrare ogni ente contenuto nell'immenso e a riuscire a cogliere le relazioni che esiste fra un immenso ed ogni parte. Zefiro è un dio, ma è parte della più grande coscienza di sé che è Zeus, pur esprimendo proprie strategie che sono comunque all'interno delle strategie di Zeus, e Zeus non può costruire le proprie strategie prescindendo dalle strategie messe in essere da ogni sua parte. Quando io invoco Zeus, invoco l'elemento di Zeus più vicino agli intenti per cui lo invoco. Non mi sto rivolgendo al Dio padrone, ma ad un'opportunità con la quale intendo costruire le mie strategie d'esistenza. Le nuvole sono parte di Zeus, ma sono le nuvole. Ci sono intere generazioni di apprendisti stregoni che hanno fissato la loro attenzione sulle nuvole. Ci sono intere generazioni di apprendisti stregoni che hanno tentato di cavalcare i fulmini fissando su di essi la loro attenzione, e spesso gli elementi atmosferici ne hanno catturato l'attenzione portandoli in mondi diversi e assurdi. Solo che le nuvole sono qualche cosa di più, sono il nutrimento dell'essere terra e dell'essere natura, sono ciò che alimenta le trasformazioni e a volte esprimono sulla superficie del pianeta il senso del mutamento, il trascorrere e il manifestare del potere di essere di Crono. Molti apprendisti stregoni le hanno evocate per chiamare la pioggia ristoratrice. Molte nuvole hanno risposto a quei richiami. Se noi, come esseri umani, guardassimo le nuvole come guardiamo a degli dèi, quanto diverso sarebbe il nostro atteggiamento nei confronti del mondo che ci circonda. Quanto grande riconosceremmo il potere di essere di Zeus e Giove. E anche noi, allora, potremmo dire: ora vi prego, vestite di rugiada, ben esposte alle brezze, di mandare sopra la terra pioggia e nutrici di frutti. Pioggia e nutrici di frutti. Questo è l'inno orfico relativo alle nuvole. Adesso passiamo subito all'inno orfico relativo al mare, profumo di mare. Invoco la sposa di oceano, Tetis, dagli occhi glauci, sovrana dal peplo scuro, che frutta scorrevolmente spinta attorno alla terra da brezze profumate, con coste e scogli frange gli altri flutti, serena con quiete corse delicate, superba delle navi, nutrice di bestie e degli umidi sentieri, madre di cipride, madre di nubi scure e di ogni sorgente ricca di fonti di ninfe. Ascoltami, Augusta, e soccorri benevole, mandando beata un vento favorevole alle navi che corrono veloci. Più che un inno al mare, questo è l'inno a Teti, nutrice. In tutta la mitologia greca Era è furente con quasi tutte le divinità. Nell'Iliade si dice che Era è avida di lotte e di tumulti. C'è una sola dea che Era ama profondamente, è Teti. Teti nutrice, la giovane Era nata da Gaia e Urano stellato. A lei Rea affida Era affinché potesse crescere. In tutta la mitologia greca, intesa come struttura cosmologica che conduce al presente, Teti è colei che può essere definita la grande madre, la dea quale rappresentazione di ciò che siamo. Forse gli Wicca dovrebbero imparare qualche cosa su cosa significa il potere di essere femminile, che proteggendo il presente costruisce il futuro, come fece con Era. Teti è una grande combattente in ogni presente, è il potere di essere femminile che non arretra davanti a nulla, non arretra nemmeno davanti a Zeus. Quando Zeus, furioso, scaglia Efesto dall'Olimpo, è Teti che impavida interviene. Teti, a buon ragione, si può definire il potere di essere femminile che agendo nel presente costruisce il futuro. Se in Poseidone vediamo il mare fecondo che si infrange sulle rocce, col quale gli esseri umani possono costruire delle relazioni, con Teti assistiamo al sorgere di Era, l'essere natura. Teti nutrice altro non è che un'era antichissima, era che muove i primi passi nell'antico brodo primordiale. Era è l'essere natura e Teti la culla dentro l'immenso oceano. Per questo motivo Era è sempre grata a Teti e alla sorella Teti che Rea affida la figlia affinché cresca. Rea è la coscienza di sé dell'essere terra, Teti è la coscienza di sé della culla della vita rappresentata per quello che ci riguarda dall'essere natura, Era.
Tutti noi siamo culle della vita, tutti noi possiamo essere teti quando, costruendo noi stessi, armiamo il presente per affermarsi nel futuro. È una grande lezione che Teti dà ad ogni essere umano, ad ogni guerriero, ad ogni apprendista stregone, ad ogni pagano politeista. Così ogni essere umano, ogni guerriero, ogni apprendista stregone, ogni pagano politeista può manifestare la Teti che si agita dentro il suo cuore, mentre agisce nel presente, cura gli aspetti più fragili, manifesta lo sviluppo della sua consapevolezza nei confronti delle forme del presente trascurate e agisce. Nell'agire manifesta Teti, Teti la nonna, Teti l'antico da cui il presente si è generato e che facendosi nonna nel presente permette di costruire un futuro che guardando indietro ci manda il suo affetto perché noi, attenti al nostro presente, abbiamo protetto e incubato affinché germinasse. Vorrei far comprendere questo di Teti. Forse non ci saranno mai statue a commemorarla, ma l'immenso mare ne canta le meraviglie, ed era stessa, freme, pensando a Teti e oceano. Era, lei che fu cullata da Teti, deve cullare ogni Teti, ogni essere che si fa Teti, nel suo grembo, affinché il suo farsi Teti costruisce il futuro della specie in cui l'essere che si fa Teti appartiene. Nell'Iliade troviamo la determinazione di Era che dice, da tempo, da quando l'ira ha invaso il loro animo, non dividono più il letto nella gioia dell'amore. Se con le mie parole li persuado, se al letto li riconduco perché in amore si uniscono l'una all'altra, da loro sarò sempre nominata con affetto e con rispetto. Se io assisto gli esseri umani che si fanno Teti, i guerrieri che si fanno Teti, gli apprendisti stregoni che si fanno Teti, i pagani politeisti che si fanno Teti, da loro riceverò affetto e aiuto per costruire me stessa. Allora guardiamola Teti con gli occhi della vita e alimentiamola dentro noi stessi. Quando leggiamo l'inno, leggiamolo a noi stessi e riflettiamo su quante volte abbiamo mancato nel costruire il futuro e riflettiamo che per costruire il futuro è necessario che anche noi impariamo ad allungare le mani e ad afferrare Efesto mentre cade dall'Olimpo. Sì. Chiuso. Questo è il commento profumo di Macchia, che è un profumo a Teti in realtà. Sì, beh, sai, sarebbe da aggiungere molte cose perché logicamente ogni oggetto, ogni cosa, ogni manifestazione del mondo è sempre un universo a sé e che si riconnette ad altri universi, ad altre realtà, ad alte profondità e a molteplici manifestazioni. Certo, le nuvole rappresentano qualcosa di particolare, qualcosa di significativo. Per esempio, una cosa da cui si potrebbe considerare molto semplicemente la differenza del comportamento tra un politeista e un monoteista è il fatto stesso, ad esempio, della pioggia. Tutti quanti conoscono quell'espressione attribuita ai cosiddetti popoli primitivi della danza per la pioggia. Dall'altra parte abbiamo i monoteisti che quando fanno qualcosa chiedono a Dio che mandi le nuvole per la pioggia. Cioè è un significato ben diverso e un riconoscimento ben diverso, nel senso che chi ha una visione del mondo sacro si chiama le nuvole e chiede alle nuvole la pioggia. Chi pensa che tutto venga emanato da un Dio creatore chiede a questo Dio creatore di mandare degli oggetti inanimati a essere un po' spremuti e offrire questa pioggia. Ma le nuvole sono anche qualcosa di diverso, sono anche un qualcosa di in continua trasformazione, in continuo movimento. Cosa c'è che non è in movimento nella nostra esistenza? Cos'è che non è in trasformazione? Noi sappiamo che il nostro mondo, la nostra realtà, è continua trasformazione, in cui non esiste nulla di statico, in cui non esiste una manifestazione assoluta e ferma, ma che come tutta la vita è in continuo movimento. E logicamente le nuvole, pur essendo così fragili, pur essendo così deboli, hanno la capacità di farsi spostare, trascinare, modificare dal vento, ma non vengono cancellate, non vengono soppresse, non spariscono, portano la loro pioggia, vanno altrove, cambiano la loro forma, cambiano la loro composizione, però il vento non le distrugge, giocano con il vento, si fanno trascinare, utilizzano la loro dimensione nei mezzi migliori, ma non vengono cancellate, e il vento non è così forte che con loro, le fa correre, le fa danzare, le fa diradare, le fa spostare, e loro seguono questo flusso di energia, però il vento non le distrugge, e noi sappiamo benissimo che nella nostra realtà niente viene distrutto, niente viene creato, ma tutto quanto esiste, tutto si trasforma. Dall'altra parte abbiamo sempre un Dio monoteista che crea il mondo, lo distrugge, utilizza le nuvole per annientare, annegare il mondo, per soffocarlo, per immergerlo nell'acqua, utilizza l'acqua per cancellare il mondo,
ma usare l'acqua significa anche usare la nostra psiche, perché già tutti quanti gli studi di psicologia che vengono fatti in epoca contemporanea affermano del profondo legame che esiste tra l'acqua e il nostro inconscio. E noi sappiamo benissimo che si chiede alle nuvole l'acqua sufficiente affinché noi possiamo vivere. Il dio dei monoteisti utilizza le nuvole per dare tutta l'acqua, per cancellare la vita, per cancellare gli altri. E logicamente. Oh, lui ha chiamato il dio universale, esatto. Che ha ammazzato tutta l'umanità e tutte le specie animali. Infatti. Ma non solo, ad esempio, l'acqua viene considerata come un qualcosa che toglie il peccato, cioè vado a pensare all'atto criminale con cui viene contaminato sia l'acqua, sia un bambino che nasce con il discorso del battesimo. Quando mai in una visione non monoteistica l'acqua viene considerata come qualcosa che cancella? Io voglio ricordare che abbiamo nella mitologia pagana migliaia, centinaia di migliaia di esseri che vivono con l'acqua, che vivono, che provano piacere, perché basta pensare tutte le volte che noi abbiamo nelle raffigurazioni anche nella storia dell'arte di divinità che si lavano, che scendono nell'acqua, che toccano con l'acqua, che giocano con l'acqua. Quando mai avete visto Gesù Cristo scendere in acqua, lavarsi, avere il piacere del proprio corpo in contatto con l'acqua? Non lo vedrete mai, tantomeno neanche il dio dei cristiani e gli altri, per non parlare delle altre divinità. Nell'antico paganesimo greco, no? Cioè nella religiosità greca, c'erano tre mondi in cui si costruisce la vita, cioè c'è l'Ade, che è quello di il Tartaro con tutto quello che viene relegato di oscuro, e c'è il cielo, c'è Zeus, che è la superficie del pianeta, e c'è l'acqua, c'è Poseidone, no? E in Poseidone ci sarebbe tutta un'altra genealogia di dei, che solo a un certo punto Esiodo si ferma. Però in realtà sono tre mondi che sono effettivamente separati, perché noi adesso pensiamo, il cristianesimo ci ha detto, vabbè, c'è il mare, il dio del mare, c'è l'inferno, il dio dell'inferno, e c'è Zeus, il dio della luce, ma non è così, no. Non è assolutamente così, cioè l'oceano, la vita nell'oceano è fatta da un infinito numero di dei e un'infinita genealogie, e così i nostri oscuri, sia ciò che va oltre la vita del corpo fisico, sia le forze che ci generano, sia quello che noi abbiamo dentro, sono mondi a sé stanti, e sia la luce è un mondo, per cui l'acqua in realtà rappresenta un mondo molto più del fuoco, probabilmente sul sole parleremo che del fuoco, ma è un mondo effettivo, insomma. Sì, beh, anche il richiamo al mare è un richiamo all'acqua, ma l'acqua è ben diversa, cioè perché l'acqua del mare, quel fatto di essere salata, vabbè, è una constatazione, è anche significativa, perché voi pensate che ad esempio Afrodite sorge dal mare, ma non pensate che questa sia un'invenzione, perché noi abbiamo mitologie ben distanti, abbiamo ad esempio la mitologia germanica, in cui Heimdall, che è uno del dio dell'arcobaleno, cioè quello che lega gli uomini al cielo, al Valhalla, a un certo punto è anche il dio che nasce dal mare ed è figlio di sette onde, cioè nel senso che è molteplice nella sua generazione, che anche lui viene dal mare, e lui è il dio dell'arcobaleno. Un attimo, una notizia è venuta in mente adesso, ti interrompo. Io ho visto un filmetto ultimamente dato per la televisione, che l'ho registrato, è il tredicesimo guerriero, e vi consiglio di guardarvelo. Non ho presente cos'è questo il film, non so. Praticamente è un arabo che viene mandato nel nord fra i vichinghi, no? Cioè, e si trova a dover vivere questa storia, insomma, che scopre che alla fin fine. Ed è molto bello perché c'è il scontro fra la superstizione, diciamo così, e la realtà, cioè la divinità delle cose. Insomma. È più spostato, diciamo così, dal punto di vista dell'arabo, però è bello, insomma, guardatevelo, perché è molto bello. Sì, ma infatti quel film si conclude con la preghiera dell'arbo ad Allah, dice, fai un ringrazio a questi pagani che hanno dato... Sì, esatto, esatto. Che grazie a Allah, perché appunto questi pagani mi hanno permesso di diventare uomo. Che poi in effetti c'è effettivamente il cosiddetto rispetto religioso, no? Cioè nel senso che lui non va per islamizzarli, no? Cioè va se stesso, che vive le sue storie, e riesce a compenetrare la cultura al punto tale che alla fine... i nordici per lui pregheranno tutti gli dèi, cioè evocheranno tutti gli dèi per lui e viceversa, però lui vive queste storie fino in fondo, insomma. Sì, no, infatti appunto adesso l'ho presente, appunto mi ricordo appunto questa scena finale del tredicesimo guerriero, appunto in cui c'è questo fatto, però già vedi è significativo il fatto che lì quel film dà una dimostrazione che di fronte a delle necessità
non si creano delle discriminanti. Sì, però mia figlia mi ha sottolineato un aspetto, che si è preso il libro, si è letto, e non siamo all'Islam avanzato, sì. Cioè siamo nel primo Islam, attorno alla fine del Novecento e l'inizio del Mille. Per cui un Islam che è sì stato codificato attraverso il Corano, ma che non è ancora stato interiorizzato, cioè infatti, l'animo delle persone è un animo che guarda la vita, per cui anche questa idea dell'Islam non è un'idea dell'Islam che abbiamo adesso, esatto, ma è l'idea dell'Islam del 300. Ricordiamo che i più grandi filosofi in quell'epoca, fra il 1000 e il 1200, sono tutti Islam, cioè tanto per essere chiaro, cioè in effetti c'è un rifiorire dell'arte in quel periodo, per cui c'è una, e niente, solo ti ho rotto le basi. No, mi dispiace, mi viene in mente questo momento qua. Sì, comunque, no, hai fatto bene a interrompere visto che avevi questo esempio. Però appunto, tornando sul discorso del mare, appunto, noi dicevamo il mare poi tra noi rappresenta un qualcosa non tanto che va conosciuto ma che va utilizzato, cioè nel senso che, come dicevamo, avevamo da questa parte nella mitologia appunto greca Afrodite che sorge dal mare, esce dal mare e viene alla terra e viene con una bellezza. D'altra parte abbiamo nella mitologia germanica Heimdall, che è figlio di sette onde, però è il dio dell'arcobaleno, del legame tra il Valla e gli uomini. Ma d'altronde noi sappiamo quella fondamentale, è che pur essendo un luogo della vita, per noi è un luogo che deve essere percorso, perché basta pensare a tutte le leggende, a tutti i racconti che hanno a che fare con la navigazione del mare, cioè nel senso che si è consci che si arriva dal mare, che si arriva dalla vita, però che la vita deve essere percorsa, cioè che la vita ha avuto questo inizio, però non puoi regredire, puoi percorrerla, ti può portare a nuovi incontri. Io ricordo spesso il discorso di Ulisse. Ulisse viaggia per questi mari. Questi mari che rappresentano la vita sono la possibilità di incontro con altre realtà, con altre forme. Compio dei viaggi. Ma cos'è il viaggio essenziale per noi? È il viaggio della vita, cioè nel senso che non possiamo pensare di essere statici. Possiamo sapere che nella nostra vita altre vite si manifesteranno, altre vite ci saranno, altre manifestazioni avverranno. Però non saranno distanti da noi, non saranno diverse da noi, partiranno sempre dalla realtà che noi stiamo vivendo. Con noi avranno in comune molte cose, cioè nel senso che la realtà, qualcuno dice, la realtà è soggettiva, la realtà nel fatto stesso che specie diverse, con sensi diversi, con capacità diverse, riescono a interagire, a comprendersi. Il fatto che noi la vediamo a colori, qualcuno la veda grigia, però sulla sostanza che noi riusciamo a convivere, ad essere uniti, questo è fondamentale. D'altronde il viaggio nel mare rappresenta sempre un affrontare uno sconosciuto, un qualcosa che noi non conosciamo, ma lo facciamo non per sfuggire, ma per incontrarlo, per vederlo, perché pensate al desiderio che ha Ulisse di viaggiare continuamente, di essere su questo mare. Lui non ha una verità, non sa, non ha una rivelazione, sa che le cose le deve scoprire, le deve percorrere, le deve andare a cercare, cioè nessuna divinità gli offre gratuitamente qualcosa, nessuna divinità gli fa dei doni senza scopi, lui sa che la cosa più importante è cercare qualcosa e in questo percorso incontrerà divinità che lo aiuteranno, ma che le azioni le deve compiere lui. Per questo sono così importanti queste immagini, anche se vengono tenute lontane o in secondarie, anche perché purtroppo le mitologie, soprattutto quelle legate al mare, sono mitologie poco studiate nella nostra cultura, anche quelle legate all'acqua. Ma d'altronde pensate voi ad esempio a tutta quanta la avversità che ha avuto la cultura occidentale col cristianesimo rispetto all'acqua. Infatti. Cioè, basta pensare solo a questo di pulizia del corpo, cioè il piacere del corpo di essere lavato. Questo ad esempio è stato per i cristiani sempre un qualcosa di impossibile, ma d'altronde, dicevamo all'inizio, le stesse divinità sono su questa terra, amano lavarsi, basta pensare ad esempio all'esistenza di migliaia, decine di migliaia di ninfe che sono ancora ricordate nelle nostre mitologie, e le ninfe sono un elemento legato all'acqua. La prima cosa che hanno fatto i cristiani, sia in Europa con l'avvento del cristianesimo, sia in Spagna quando hanno buttato fuori l'Islam, è stata quella di chiudere i bagni pubblici. Se pensiamo solo questo, insomma. Ma poi pensiamo ad esempio, noi sappiamo perché per i nostri studi scientifici che ad esempio i boschi sono generatori di nuvole, sono generatori della sostanza delle nuvole, e benissimo i monoteisti hanno fatto la gara a chi abbatteva più alberi, a chi cancellava più boschi sacri, a chi annientava foreste, proprio perché loro lo facevano proprio in odio a queste nuvole. D'altronde, quando uno osserva le nuvole non deve credere nelle nuvole, deve soltanto interpretarle, conoscerle, vederle,
e soprattutto si renderà conto che non ha mai finito di vedere una nuvola diversa dall'altra, cioè che non c'è un limite, il limite dell'osservazione è la propria esistenza, cioè finché noi avremo gli occhi noi potremo osservare queste nuvole, e per quante nuvole noi osserveremo, non osserveremo mai una nuvola che è uguale a un'altra, anzi troveremo sempre nuove forme, avremo delle forme che noi non avevamo calcolato, non avevamo previsto. Ma d'altronde questa è anche un'analogia, cioè nel dire che la vita non è uguale, cioè non esiste un Dio creatore che crea un destino uguale per tutti, non esiste un Dio creatore che dice tu devi passare la vita a questo del peccato in attesa della mia venuta alla fine dei tempi. Noi sappiamo che la fine dei tempi non esiste, di conseguenza noi non possiamo sprecare la nostra vita chini su un libro sacro come la Bibbia o sul Talmud o sul Corano a cercare di capire un insignificante messaggio di un Dio creatore. Noi dobbiamo imparare ad osservare, ad uscire, e usciamo, non andiamo a cercare dei testi sacri, dobbiamo imparare ad osservare, anche perché l'educazione al vedere, all'osservare, al percepire è un'educazione basilare che noi tutti dovremmo avere, perché le informazioni per la nostra esistenza ci vengono soltanto dal vivere la nostra esistenza, dall'affrontare la nostra esistenza nel percorrere, nel cercare, nel vedere. Va bene, sì. Francesco, cosa dici? Cambiamo discorsi o continuiamo come sì. preferisci? Beh, visto che sì, no, ma se vuoi faccio un piccolo accenno. Allora, prima del tuo accenno ne faccio uno io, accenno. Sì, no, brevissimo. Nella trasmissione serale del giovedì scorso